Da domani sarà attivato uno sportello in pieno centro cittadino in grado di dare risposte sui temi più caldi, dal servizio sanitario alle problematiche ambientali. L'obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita dei chietini. L'associazione si chiama Chieti Bene Comune, Movimento per l'Ecologia Sociale, nasce dall'esigenza di un confronto con i cittadini, con la cittadinanza e per affrontare le problematiche sociali, ambientali ed economiche della città. L'idea infatti è nata l'anno scorso dopo la dichiarazione di dissesto, perché abbiamo bisogno comunque di riconfrontarci, di ricorciarci le maniche e soprattutto di occuparci realmente dei problemi della cittadinanza, che possono andare ovviamente da quelli più prettamente sociali, quindi delle esigenze più strette della cittadinanza, ma quelli anche del decoro urbano e di un'attenzione maggiore alle questioni ambientali. Siamo certi che la nascita dell'associazione, con una sede che aprirà domani, che inaugureremo domani presso Piazza Matteotti in Viale Lollis 97, possa essere questa sede un luogo di incontro, confronto, dove mettere a frutto idee, progetti per la città. Sicuramente da subito l'attenzione maggiore sarà alle problematiche sociali e sanitarie, e quindi nella sede apriremo uno sportello sanitario e comunque di aiuto a chi ha meno tutele di altri. La mission è anche quella di favorire lo sviluppo di progetti e proposte della cittadinanza attiva, anche grazie all'esperienza di chi ha fatto parte e fa parte dell'amministrazione. Peso politico si ha quando si fanno le cose, questo è il primo obiettivo. Sì, nell'associazione, a parte me che sono il presidente, figurano gli attuali consiglieri del gruppo Liberi a Sinistra, Silvio Di Primio e Valentina De Luca, il professor Scarzi, docente di filosofia al Gibivico, l'ex assessore Mara Maretti, docente ordinario all'Università d'Annunzio, Rosetta Placido, che è la vicepresidente, che è la referente locale di Attacchi Italia, e Luca Colantonio, che è il tesoriere. Queste sono le cariche, insomma, dell'associazione.